quindi il periodo è complicato, però la squadra sta rispondendo, stiamo raccogliendo molto meno di quello che la squadra produce, è un periodo che va così. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di andare a cercare noi la vittoria, più che aspettare l'episodio, più che aspettare l'arbitro, più che aspettare il gol annullato. E questo è un periodo che gira così, e quindi ho chiesto ai ragazzi di andarcela a cercare domani, di non aspettarla. Ma la squadra, domenica, anche col Mantova, siamo andati con 5 under, con 7 ragazzi che non avevano giocato l'anno precedente in interregionale. Parlo di Gomez che giocava in Eccellenza, parlo di Zamagni che non giocava l'anno scorso. Quindi andare a giocare una partita di Fiorenzuola, ma anche col Mantova, con 7 ragazzi che l'anno scorso non facevano questa categoria, e secondo me meritare di vincere, perché poi questo è un po' all'occhio di tutti, no? E secondo me la squadra ha trovato un grande equilibrio. È vero, mancano i risultati, ma sono convinto che se continua così i risultati arriveranno, questo no, non ho dubbio. Purtroppo il calcio è uno sport imprevedibile, ma l'equilibrio abbiamo trovato. Come procede l'inserimento degli ultimi acquisti? Procede bene. Settimane la squadra si impegna sempre al massimo, da sempre al massimo, lotta in allenamento, quindi da quel punto di vista noi non abbiamo problemi. Sono ragazzi validi, importanti. Domani sono, sia parte minare, sono tutti disponibili. Sì. No, variazioni tattiche no, forse all'interno della partita abbiamo provato due soluzioni diverse, perché loro costruiranno l'azione a 3 difensori.